Salve a tutti, eccoci di nuovo con Francesco Expresso. Oggi diamo un caloroso saluto a Cristiana in collegamento da Londra. Ciao a tutti. Grazie Cristiana per aver accettato. Ci siamo incontrati grazie alla pratica buddista. Vorrei chiederti, visto anche dove ti trovi fisicamente in questo momento, come stai vivendo questo momento e quali sono le emozioni più ricorrenti? Ciao Francesco, sì, ci siamo conosciuti a Londra. Io vivo attualmente qui. In questo momento lo sto vivendo con grande consapevolezza, con grande umanità ed umiltà. Nel senso che sono cosciente di quello che sta accadendo nel mondo in questo momento e sto provando delle sensazioni diverse, varie. All'inizio della pandemia ero molto preoccupata di come sarebbe andata la situazione, essendo poi all'estero mi facevo tante domande circa il mio futuro. Poi a un certo punto, grazie alla pratica, ho deciso di restare salda, di nutrire la mia mente con pensieri positivi e di vivere nel qui ed ora, nel presente, cercando quindi di creare valore gustando a casa nella mia vita quotidiana. Questo è quello che sto vivendo in questo momento. Quindi adesso vorrei chiederti, senza entrare nello specifico della pratica buddista, ma semplicemente come ti aiuta ad affrontare le tue giornate? La pratica buddista è praticamente una parte fondamentale della mia vita quotidiana da 5 anni a questa parte. Io attualmente sto praticando 3 ore al giorno di Daimoku, quindi chanto Nammyo Renge Kyo, che è il mantra che noi buddisti pratichiamo avanti al Gonzon, e sto mantenendo fermo il focus su il supportare le persone che fanno parte della mia comunità, nonché la mia famiglia e le persone care, e sto cercando proprio di mantenermi salda e forte il più possibile, considerando anche il fatto che vivo all'estero. Quindi considera che in questo momento la pratica è una parte fondamentale della mia vita, nel senso che dà valore, dà peso e mi permette di mantenere il focus saldo su quello che è Cristiana, che è l'energia positiva, che è il creare valore e che è il supportare le persone che mi sono vicine il più possibile. Uno degli insegnamenti che ha stravolto la mia esistenza e dato una direzione diversa alla mia vita è stato l'insegnamento, il concetto di saper trasformare veleno in medicina. Pensi di poter applicare questo concetto in questo specifico momento storico che stiamo vivendo? Questo principio è cardine della pratica buddista e ti permette di vedere e di vivere dietro a una grande difficoltà un'opportunità. Quello che posso dire è che ogni volta che io apro il Butsudan e pratico avanti al Gonzon, io personalmente ho determinato di fare questo in un momento così delicato come quello della pandemia che stiamo per vivere. Proprio perché la pratica ti permette di vedere chiaramente come tu sei in charge alla tua vita ogni giorno con le scelte che fai e con le decisioni che prendi. Nei momenti di difficoltà tu hai sempre la scelta di poter reagire o no ad una situazione che ti provoca una sofferenza. In questo momento in cui ovviamente siamo tutti quanti coinvolti in questa pandemia, avanti al Gonzon tu puoi scegliere appunto di trasformare questa sofferenza in un'opportunità e quindi reagire a quello che sta accadendo nella maniera più propositiva e più proattiva possibile. Quindi io personalmente lo sto facendo cercando proprio di restare salda, di avere uno stato vitale alto e di poter incoraggiare le persone che mi sono vicine attraverso la pratica buddista. Se non avessi questo strumento non credo che vivrei questa situazione nello stesso modo. Penso che sarei molto più negativa, probabilmente non vedrei questa opportunità, e quindi grazie alla pratica io sto proprio cercando di andare in fondo anche a me stessa, proprio a Cristiana come persona. Quindi paure, sofferenze, tutto quello che c'è da vedere ora è un'opportunità per essere trasformata, e quindi stiamo abbracciando questa challenge in un momento storico così delicato. Penso che sia un bel consiglio. Che vogliamo fare una domanda finale a bruciapelo? Come avevo già detto, l'insegnamento di trasformare veleno in medicina penso che sia un qualcosa di fantastico. Anche a chi non ha un Gohonzon, a chi non pratica, che consigli ti senti di dare per vivere meglio questo momento? Io penso che in questo momento ognuno di noi può decidere di affrontare questa situazione nella maniera che più gli è consona. Io quello che posso consigliare, ed è quello che sto facendo per me personalmente, è proprio quello di nutrire la mia mente con dei pensieri positivi. Quindi ogni mattina pratico e medito, quindi faccio anche un pochino di yoga e cerco proprio di ascoltare anche dei podcast che nutrono la mia mente con dei pensieri positivi. Quindi è molto importante che il dialogo con se stessi sia buono. In un momento così difficile è importante volersi bene
bene e ricordarselo ogni giorno e cercare proprio di prendersi cura di se stessi, della propria salute, perché noi siamo il centro ovviamente della nostra vita, noi per poter dare dobbiamo essere in grado di essere saldi. Quindi io sto cercando proprio di infondere ogni giorno dei pensieri positivi alla mia persona per essere in grado di avere quell'energia buona poi da distribuire a tutti quelli che mi sono vicino. Quindi anche se non avete un gonzon, potete provare a fare yoga, potete ascoltare dei podcast con delle meditazioni positive, cercando anche di scrivere. Io per esempio scrivo molto tutti i pensieri che posso avere e me li scrivo, me li appunto nero su bianco. Questo è quello che posso consigliare. Prendetevi cura anche cioè, di voi, dell'alimentazione, del sonno, dell'attività fisica. Cercate proprio di volervi tanto bene, perché poi il fulcro della pratica buddista è proprio quello: dare valore all'essere umano, grande rispetto per la vita umana. E anche se non praticate buddismo, potete farlo nella maniera che conoscete, che vi è più consona, che vi permette di farvi stare in armonia con l'universo in un momento così delicato. Perfetto, ti ringrazio. Penso che non potevo aspirare a una chiusura più bella di questa. Sto facendo, io proprio, è vero, ascolto anche io dei podcast con delle meditazioni. Il dialogo interiore che dicevo a te è quello che sto cercando ora io di improve nella mia vita, perché ho capito che fa la differenza. Okay. Cioè, quando proprio tu inizi a volerti bene di più, ti rendi conto che l'energia che tu emani è molto più positiva, perché fai un discorso di centratura, di energia. E quindi sto imparando pure io a fare delle cose di yoga che non ho mai fatto. Faccio delle cose che mi permettono di volere, in questo momento, di prendermi cura. Quindi grazie Cristiana, penso che sia veramente un bel messaggio. Facciamo un carico di positività, emaniamo positività, prendiamoci cura di noi stessi, prendiamoci cura degli altri e utilizziamo questo tempo per scavare internamente. Come l'insegnamento ci dice, le risposte sono dentro di noi, non fuori. Quindi ti ringrazio Cristiana per questo. Grazie.